Papini. Dai. Ciao a tutti da Barbara, Paolo, Aghi e Spritz. Oggi siamo saliti a Lamon e da Lamon abbiamo preso il sentiero che sale verso Cima Coppolo. In realtà non siamo arrivati in cima perché non valeva la pena di rischiare, perché c'era della neve che ostruiva un attimo il passaggio della via normale, e abbiamo preferito fermarci solamente alla forcella Mezzaluna. Dalla forcella Mezzaluna poi rientriamo a Lamon per lo stesso sentiero. Alla fine saranno circa 10 km per 800 metri di dislivello. Un sentiero un po' difficoltoso per la pendenza, ma molto spettacolare per i paesaggi, i panorami che si possono godere sia dalla parte delle vette feltrine, sia dalla parte delle Dolomiti, sia anche spaziando verso il Grappa e l'altopiano. Abbiamo lasciato anche lì in forcella il sassolino di Marta. Passate a prenderlo e portatelo in giro per il mondo. Ora andiamo a vedere questi panorami e questa bellissima giornata in montagna sopra alla Mon. Let's go! Sarà un'escursione su bosco prima e poi lungo una cresta. Siamo io, Paolo, Aghi e Spritz. Andiamo ad esplorare questa parte di monti che non avevamo mai visto e che non conosciamo. Aggiornamento tour. Salendo per il sentiero da Lamon che va verso il Coppolo, si arriva a quota 1755 che si incrocia un sentiero Joseph Kiss in ricordo della prima guerra mondiale. Ci sono varie tabelle, tra cui anche una qui, che si intitola Il fascino della guerra. Non v'è più bellezza se non nella lotta. Però se leggi questo qua dice invece che è il contrario. Invece ce n'è uno qua, dice Paolo, che dice il contrario, che dice? Che dice? Adesso ve lo dico. Contro la guerra. Ci sentiamo straziare il cuore allo spettacolo che presenta l'Europa e tutto il mondo come il più tetro, forse il più luttuoso nella storia dei tempi. Ecco ragazzi, qui si parla della prima guerra mondiale, ma sono molto attuali questi due cartelli. Il soldato italiano è il migliore del mondo. È disciplinato, generoso, sobrio, sano, forte intelligenza e senza paura. Soldati, siate sicuri della vostra forza, orgoglioso del vostro valore e nessuno potrà vincervi. Vabbè ragazzi, andiamo al Coppolo che è meglio. Pavione e quello è il Monte Avena. Thank you.
Sacramento Tour, dove è seduto Paolo è Forcella Mezzaluna. Siamo arrivati qui perché è troppo pericoloso arrivare in cima al Monte Coppolo per via di questa nevicata primaverile tarda. Ci farebbe scivolare giù e andremo direttamente là sotto. Perciò vi faccio l'aggiornamento di quello che vediamo da qui, perché è una meraviglia anche se oggi doveva essere una giornata di pioggia. Allora abbiamo tutto quanto la catena dei Lagorai con cima d'asta, che è questa di fronte, quella più alta, ed è bellissima. Ancora Lagorai sotto, poi arrivano il gruppo delle pale di San Martino, che è sotto le nuvole. Non vediamo le cime, ma riconosciamo benissimo, illuminati dal sole, il velo della Madonna e Sas Maor. Scendiamo giù, scendiamo giù, scendiamo giù, abbiamo Passo Cereda e dietro, illuminati dal sole, c'è il Tamer, il Pramper e San Sebastiano. Quindi dietro di là c'è la nostra meravigliosa e amata Val di Zoldo. Andiamo avanti e c'è Cimonega e Sas d'Ortiga. Scendiamo, 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 e questa cima qui, che è fatta a piramide, è il Monte Pavione, che è molto molto bello. Poi abbiamo la cima qui che fa parte di questo massiccio e si chiama Monte Luna. Scendiamo di qua, abbiamo il Monte Avena, dietro tutta quanta la catena del Grappa, a lato della catena del Grappa l'altopiano dei Sette Comuni, in fondo con la neve il Monte Ortigara. E questo è quello che si vede da questa forcella. Bellissimo! Noi siamo partiti da laggiù, da Lamon, che è quel paesotto là sotto, e da una malga che è un attimo su. C'è un sentiero fattibilissimo, oppure c'è il sentiero delle creste qua, che è una via ferrata. Abbiamo visto oggi un sacco di gente che veniva su, e abbiamo visto anche che la seconda via è invece arrivare da il Passo Broccondo, quindi da là dietro, dove si fanno tutte quante le creste e si arriva al Monte Coppolo. Partendo dal Passo Broccon ci saremo arrivati, perché qui il problema è questa lingua di neve che non ci lascia passare per arrivare alla croce del monte. Comunque, come sempre, Paolo, com'è? Bello. Non in cima al Monte Coppolo, ma alla Forcella Mezzaluna lasciamo il sassolino di Marta. Passate di qua, prendetelo e portatelo ovunque voi vogliate. Fatecelo sapere. Lì abbiamo la macchina. Rientro per lo stesso sentiero di andata e ritorno. Lo facciamo con calma, ce lo godiamo, perché tanto la giornata sembra tenere e non esserci pericolo di pioggia. Questa è la parte più bella, perché è tutta una cingetta sotto questi paretoni e poi giù, discesa sul bosco. Comunque, ragazzi, anche oggi siamo stati baciati dal sole. Si chiama Primola a orecchie d'orso. È la prima volta che la vedo. Cresce sulle rocce ed è una primola un po' particolare. È molto molto bella. E questa invece è la Aghi. E questo qua sotto? A orecchie mosce. E lì sotto invece abbiamo Spritz. Orecchioni. Eccolo qua. Eccolo qua. Orecchie dritte.
Allora, momento culturale di Paolo. Beh, questi sono licheni. Non sono piante, ma è una simbiosi tra fungo e alga. E di solito si trovano nei boschi abbastanza umidi e ombrosi. Non rappresentano un danno per la pianta, ma è un aspetto ecologico del bosco. Spesso e volentieri d'inverno si vede. Caprioli e cervi, se non trovano da mangiare, si nutrono di licheni che cadono sulla neve. Questo è il barba. Qual è il barba di capra? Questa è la barba di capra. Questo è il barba di capra. Okay. E questo qui è un altro lichene crostoso. Troveremo il nome. Ok.